Hola, sono Elettrofer, benvenuti in questo nuovo video. Allora, come avete ben capito dal titolo, questo è un video in cui andrò a sistemare quell'armadio lì, che lì dentro ci sono tutti i miei prodotti, tutte le mie maschere, tutto, c'è tutto. Allora, io da un po' che ho questi prodotti e quindi è arrivato il momento di buttarli alcuni, quindi alcuni li andrò a buttare, altri li regalerò a mia sorella. Però purtroppo alcuni li dovrò buttare, ma sono per tanto tempo, non li utilizzo e quindi ormai il tempo sono scaduti. Come ben sapete, dietro ogni prodotto, dietro c'è scritto quanto scade dopo l'apertura e quindi è giusto farlo. Quindi ora ci spostiamo e vi farò vedere tutti i prodotti e inizieremo a sistemarli insieme. Oddio, ho super paura perché vi giuro, sta esplodendo quell'armadio, è pieno. Io l'avevo organizzato sopra, ho messo, vabbè, ora ve lo farò vedere, capirete anche meglio tutto. Però io sopra ho messo i prodotti che sono già stati aperti e sotto quelli ancora chiusi. Meno male avevo fatto questa cosa. Invece sotto nell'ultimo ripiano c'è un inferno, ora vedrete. Ok, allora io direi di iniziare con questo che io lo tengo nella scrivania ed è un cofanetto di Sephora. Oddio, quante cose! Innanzitutto ho preparato due sacchetti, in uno metterò le cose a buttare, in un altro le cose da regalare. Allora, innanzitutto c'è prima questa crema, questa è assolutamente da buttare perché ce l'ho da un sacco di tempo, quindi la metto già lì. Poi ovviamente non è che le butto così, poi le separerò il cartone e tutto. Qua ci sono dei campioncini di creme, li conservo, questi sono assolutamente buoni, questi in pratica per tagliare le unghie, vabbè, questo anche lo tengo, dei dischetti, no vabbè, qua dentro poi non c'è nient'altro da buttare, questa crema l'ho aperta poco di Sephora, buona, molto buona, questa la tengo perché vediamo, 12 mesi, sì, l'ho presa recentemente, questa in teoria è un po', questa mi sa che è pure da buttare. Ce l'ho veramente da tanto tempo. È un'argilla di Sephora. Buttare, raga, non mettete roba sopra il vostro viso. Qui invece ci sono un sacco di maschere. Però comunque qua terrò tutto. Cioè, guardate quante maschere ci sono. Tutte, cioè, non so se riuscite a capire quante. Io so di avere un problema. Comunque, compravo tantissime cose da Sephora. Però ora mi sono calmato, infatti non spendo più tanti soldi. Poi abbiamo questo cofanetto. Questo in pratica sono tutte cose nuove perché questo lo porto in bagno per fare la mia routine. C'è questo che è ottimo della CeraVe, dovete comprare anche voi. Oddio, poi qui che abbiamo? Allora, qui abbiamo questa crema assolutamente da buttare, ce l'ho da un sacco di tempo. E poi ne ho una nuova. Ok, poi abbiamo olio di ricino, crema per i piedi, deodorante, questo è il mio deodorante, l'adoro. Poi abbiamo il mio vecchio spazzolino elettrico, acqua profumata, questa penso che non scada. E poi il resto è tutto ottimo. Oddio, poi qua abbiamo questi che sono in pratica dei rulli per il viso, che non utilizzo tanto, però vabbè, sono buoni, la mia limetta. Oddio. Poi qui che abbiamo? Oh mio Dio, questi dischetti avranno 1000 anni, questi sono anche da buttare. Crema mani. Ah, questa è buona. Poi, questo vabbè, per pulire il viso. Scrub mani. Vabbè, questo comunque è buono. Questa ce n'era anche un'altra. Questa è assolutamente da buttare perché ce l'ho anche questa da tanto. Questa crema mani. Buona. Oddio, quante cose. Che poi qui le cose anche di Kylie. Sono questa, è assolutamente da buttare. Questa è una delle mie creme preferite, però c'ho veramente da tantissimo tempo. È quasi finita. No, buttare. Buttare, raga, buttare tutto. Allora, che abbiamo qui? Della protettiva, questa non lo so perché in realtà non l'ho mai usata, nemmeno so. Questo è vuoto. Ah, questo è del contenitore che si è rotto. Poi, che cosa abbiamo? Allora, abbiamo questo.
Allora, questa è da buttare anche, c'ho anche da tantissimo tempo. Ragazzo, che comunque è uno spreco, cioè, spreco, me ne rendo conto, però purtroppo si deve fare questa e aloe, questa è buona, me l'ha portata mia cugina tempo fa. Questa è anche buona, questa maschera di Sephora. Oddio. Questo spazzolino non credo proprio ce l'ho da tanto. Mettiamolo, vabbè, lo metto lì però poi lo butterò. Questo invece è quasi nuovo, però lo utilizzo ogni tanto, forse lo regalerò. Bella, vediamo. Poi abbiamo questa. Questa assolutamente è la conserva, però non la vado a utilizzare perché ve ne parlerò poi in un video. Qui dentro non è pipì, ma in realtà è lo spruzzino di questo. Lo spray di questo prodotto. Ce le ho tutte, questo tempo fa l'ho messo qua perché il contenitore di qui non so dove sia andato a finire perché ci ho messo tempo fa acqua di rosa e questo è quasi nuovo. Ma questo lo darei a mia sorella. Questo vediamo, lo butto. Acqua profumata la tengo ovviamente. Questa crema contorno occhi è da tanto che ce l'ho, buttiamola. Questo spray naso, ah, ecco dove è andato a finire. Questo è il mio spray naso che utilizzo ed è la mia vita. Poi che cosa abbiamo? Oh, Glow Tonic di... Questa dovrei iniziare a utilizzare. Mi conservo questa crema mani. Oh, questa è da un bel po'. Vabbè, mettiamola lì per ora per mia sorella, poi vedrò. Questo... Mario Badescu. Poi abbiamo, oddio, questo non lo posso buttare, poi vi parlerò in un video. Questo, raga, non l'ho comprato assolutamente. 50 euro di prodotto. Questa la vado a buttare anche perché c'ho da tanto tempo. Sistemato tutto in questo modo, in pratica qui ho messo le cose che a volte servono, qui ho messo queste creme perché sono le prime che andrò a utilizzare, queste cose qui sono le cose che non utilizzo mai, qui c'è tutto il reparto che è di skin, qui troviamo le cose per idratare la pelle, queste due che le devo utilizzare, che sono per il corpo, lì dietro ci sono gli igienizzanti mani, lì le cose per il viso, spazzolino vecchio, varie spazzole e poi qui ci andrà questo. Che è il mio solito case che porto in bagno sempre con me quando vado a fare la mia skincare. Che ci sono tutti i prodotti che utilizzo più in assoluto. Ora passiamo qui sotto a tutte le cose nuove, alcune cose, cioè nel senso perché sono tutte cose nuove tranne in quell'angolo lì che ci sono cose per la casa, tipo, no, per la casa, per il corpo. Qui sono alla fine le cose che ho messo per buttare. Sono un bel po', però era necessario. Ora ci dovrebbe essere solo cose da regalare. Siamo allora, voglio iniziare questa parte perché già vedo alcune cose a buttare. Allora, innanzitutto questo è aloe vera, andrà subito buttato perché ha 3-4 anni. Stessa cosa per questo, addirittura è pure fuori produzione, non lo fanno più. E stessa cosa per questa che è veramente arrivata. Qui abbiamo un campioncino da Sephora, me l'ero fatto dare. Come si apre? Vabbè, qualsiasi cosa sia andrà buttata. Questa c'è, oddio che schifo. Ah, era il sì, il Benefit, come si chiama? Non mi viene il nome, il primer. Ok, allora iniziamo. Qui c'è questo gel mani. Qui c'è invece questo bagno schiuma. Benissimo, queste Sephora sono migliori. E qui iniziamo a vedere i miei sintomi di shopping compulsivo. Abbiamo due cose per le mani e saponi per le mani. Perché
Relastil, gel detergente, shampoo, ma gel mani, crema mani. Che tenero questo? Questo lo andrò a mettere sulla scrivania. Poi che abbiamo qui? Sapone per le mani, crema esfoliante per le mani, latte abbronzante. Oddio, quante cose. Questo gel è stato uno dei primi che ho acquistato da Sephora, vi parlo un sacco di tempo fa, è ancora chiuso. Poi abbiamo, vabbè, shampoo doccia, questa crema che è buonissima, ogni volta che la vedo la prendo. Vabbè, qua ci sono le teste per lo spazzino elettrico, una spugna di Sephora, questa, la Butter, quella di prima che ho detto, che, no, io mi ricordo che questa tempo fa l'avevo utilizzata. Qui ci sono sti patch, mai utilizzati, poi vediamo, poi qua c'è, questo è aperto, ma perché questo deve stare qua, vabbè. Qua abbiamo ungente, aloe, essenza di lavanda, servirà per il naso, boh. Abbiamo qui il mio, allora, ora qui capite la mia pazzia, malattia. Ma si possono avere 5, dico 5, confezioni di deodorante ancora integro? Cioè, ogni volta che lo trovo in offerta lo prendo. È l'unico che non mi fa allergia. Poi qui iniziamo con i dentifrici, anzi sono pochi, di solito quando lo trovo ne prendo a tonnellate. Mi piace avere sempre scorte. Un altro di bagnoschiuma. Poi abbiamo questo scrub, mai utilizzato. Poi questo, c'è acido ialuronico, utilizzo, è questo in pratica ed è ottimo. Ne avevo comprati tre, vabbè, comunque. Poi abbiamo anche questo, mai utilizzato, delle mini sites. Sì, shampoo. Ato abbronzante, questo è nuovissimo, mi è arrivato l'altro giorno di treno da viaggio. Questo lo regalerò anche. Questo da viaggio. Poi abbiamo una crema corpo, lip balm, varie creme mani ancora integre, mai usate, e un gel igienizzante. Cioè, sono bellissimi questi cofanetti, se però io li prendo per la bellezza. Oddio, qui che abbiamo? Allora, abbiamo due, oddio, la scatola poverina è morta, due gel per il corpo. Poi abbiamo questi che penso che butterò. Sì, assolutamente, questo è, cioè, un attimo, vediamo se si vede bene, voglio che si veda bene, metti a fuoco, cioè, non so se si vede bene, ma ha cambiato proprio colore tutto qui, è diventato giallo, c'è troppa luce, proviamo così, così, ok, ora forse si vede, è cambiato proprio di colore, quindi lo butterò, stessa cosa per questi. Sono in pratica dischetti per pulire il viso. Questa la tengo perché boh, a volte la utilizzo. È per tipo una cuffia per quando vado a dormire, magari metto una crema o qualche cosa. Leverò questa scatola, l'andrò a buttare perché sinceramente anche no. Ecco, abbiamo due gel. Oddio, mi vergogno un po'. Qui che abbiamo? Ok, questo è per passata abbronzante. Questo è per fare tipo scrub, guanto. Questo guanto aspetta un po'. C'è scritto quanto si deve buttare. No, ma penso che. Cioè, l'ho utilizzato una volta. Poi qui ho il sale che utilizzo. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ma qua il sale ha fatto la pipì. Oh mio Dio, che schifo. Un attimo che prendo le salviettine. Sto dicendo, qua c'è il sale che metto nella vasca. Non so cosa sia successo. Beh, chiamalo qua. Poi vedrò. Vabbè, poi abbiamo vari campioncini. Sinceramente non so nemmeno. Oddio, io questo cercavo l'altro giorno. Lo volevo comprare ed eccolo qui. Non sapevo se comprarlo. Alla fine ho trovato questi campioncini. Ho messo anche la storia su Instagram. Non sapevo se comprare questo bio oil. E l'ho trovato. Allora lo utilizzo in questi giorni. Poi qua diversi campioncini. Ah, eccone un altro. Campioncini, campioncini, salviettine, queste sono per, oddio no, per catturare il sebo, altro sapone per le mani, cioè veramente capita la mia malattia.
Questo in pratica è, ci si mette il profumo di sotto e lo puoi portare dove vuoi ed è super buono per viaggiare. Questo l'ho comprato ma ho utilizzato pochissimo, tipo sono dei cosi, è della Disney, vedete? È tipo uno spray corpo tutto glitterato. Ok, qui abbiamo questa, voglio vedere se è aperta. No, è chiusa, scrub corpo. Sempre se farà proprio malattia. Olio di cocco. Poi abbiamo questa maschera per capelli. Oddio, è diventata strana. Però comunque è ancora buona, penso. Cioè non capisco se è gialla, ma non penso. Questa dura 12 mesi, cioè da poco. Questa è buonissima, questa lozione. Questo ce l'ho veramente da un botto. E penso proprio che lo andrò a buttare. Assolutamente. Autoabbronzante, questo lo mettiamo qua. Questo anticrespo, questo lo butterò anche. Anzi no, prima ci farò un video su questo. Devo raccontare un'esperienza, poi lo potrò buttare. E poi qui all'interno ci sono bath bomb, queste cosine. Oddio, organizziamo tutto. Ok, alla fine ho sistemato tutte le cose in questo modo, così è molto più sistemato, più organizzato. Ho messo solo queste cose per dare, non è molto, ma comunque è qualcosa. Puoi mettere anche qualche altra maschera che non utilizzo. E ho deciso che lì sotto non lo farò oggi perché devo uscire. Non ho proprio il tempo materiale di farlo, perché comunque è il tempo di pulire tutti gli scaffali, di sistemarli tutti, vedere i prodotti, quelli che non utilizzavo, quelli che utilizzavo, quale mettere quelli dietro. Si è perso un po' di tempo, quindi lì sotto lo farò un altro giorno. Nulla, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate like, iscrivetevi, commentate qui sotto nell'info box, scusate il gioco di parole, c'è il link, ci sono i link per seguirmi su tutti i social. Nulla, ci vediamo non so quando con un prossimo video. Ciao ciao!